Buongiorno, buongiorno a tutti da Nicola Paratrading e benvenuti a questa nuova puntata mensile, perché faremo questi webinar, queste dirette una volta al mese, organizzate e sponsorizzate da GKFX. Saranno sempre dirette di analisi dei mercati e trading live, che sono le mie preferite, ma penso che da un certo punto di vista anche le vostre, soprattutto per chi magari è un pochettino più esperto, non cerca tematiche, diciamo così, educational, ma vuole andare subito al sodo, sull'operatività e sui livelli operativi, sul trading, insomma, su quella che poi è la finalità di tutto il nostro mestiere. Io vado subito velocemente sull'euro-dollaro, ricordandovi che potete scrivere in chat domande, analisi e trading sui vostri strumenti preferiti. Quindi, banalmente, mi scrivete Gold, mi scrivete DAX e poi li andiamo ad analizzare. Magari cerchiamo anche di confezionare, costruire una trade sugli strumenti che mi chiedete in chat. Quindi, nel frattempo, fatemi le domande, così poi piano piano vado a rispondere a tutte quante. Voglio partire immediatamente dal euro dollaro, perché c'è stata una situazione molto interessante e velocemente sono addirittura già andato ad inserire un ordine, anche se per adesso, per il momento, non mi è stato eseguito. Allora, cancelliamo questa linea, vi faccio vedere punto per punto, step by step, di cosa si tratta. Eccolo qua. Allora, l'euro-dollaro mi pare evidente che dall'inizio del mese di aprile, esattamente da qua, si sia in qualche modo incanalato in un trend rialzista molto pulito, molto netto. Dall'inizio di aprile l'euro-dollaro sale, penso sia innegabile, il grafico parla chiaro, e dall'inizio di aprile, non a caso dall'inizio del mese di aprile, non a caso esattamente dall'1 aprile, da qua, esattamente dall'inizio del secondo trimestre dell'anno, gli operatori sui mercati finanziari hanno ricominciato a vendere dollari. E se vendono dollari, l'euro-dollaro chiaramente deve salire perché la moneta statunitense si trova al denominatore. Quindi una vendita di dollari fa salire tutti quei cambi che hanno il dollaro al denominatore. Chiaramente una vendita di dollari invece fa scendere tutti quei cambi che il dollaro ce l'hanno al numeratore. E tra l'altro vi voglio far vedere anche un grafico di più ampio respiro. Dalla fine della crisi Covid, da qua, 20 marzo circa, 20, sì, 20 marzo circa, dal 20 marzo 2020 in poi, sul mercato c'è sempre stata una predominanza di vendite di dollari. Ho già spiegato come le banche centrali mondiali, la Federal Reserve in particolare, siano intervenute durante la crisi Covid con una montagna di immissioni di liquidità sui mercati. Hanno fatto un mega record, hanno stracciato il record precedente di immissioni di liquidità che era stato fatto durante la crisi del 2008-2009. Hanno stracciato quello che era un mega record, hanno fatto un'immissione di liquidità che ha generato un nuovo mega record di immissione di liquidità e hanno riversato una montagna di dollari sui mercati sotto diverse forme. Sono stati fatti anche degli accordi per fare degli acquisti di asset in dollari tra le banche centrali. È stato un momento storico. E quindi cosa è successo? Con l'enorme liquidità che è stata immessa sui mercati, i mercati sono risaliti, hanno ripreso la via del rialzo. Ma ovviamente, se tu allarghi la base monetaria, se tu stampi una montagna di dollari, perché li devi buttare in qualche modo sul mercato, stai allargando la base monetaria, stai aumentando i dollari in circolazione e di conseguenza stai diminuendo il loro valore. Quindi, dalla fine della crisi Covid in poi, il dollaro scende, viene venduto. Scende di valore, viene venduto per quello che è successo, che ho appena spiegato. Quindi
Quindi da più di un anno fa in poi si è creata questa nuova correlazione per la quale scende il valore del dollaro, quindi si vendono dollari, short dollaro, long mercati. Chiaramente questo enorme riversamento di liquidità sui mercati ha favorito la loro risalita. Quindi long indici significa short dollaro ed è quello che succede da più di un anno a questa parte. Penso che il grafico parli chiaro. Quindi da più di un anno sui mercati si vendono dollari, l'abbiamo capito. Dall'inizio del 2021, per il primo trimestre, c'è stata una pausa sotto tanti punti di vista. Non solo si è momentaneamente smesso di vendere dollari, attenzione, ma addirittura sono cambiate completamente le correlazioni alle quali eravamo abituati da fine marzo dell'anno scorso fino alla fine dell'anno. Il primo trimestre, quindi del 2021, è stato particolare. Momentaneamente si compravano dollari, ma lo vedete bene qua in questa fase discendente di euro-dollaro. E poi, guarda caso, a fine trimestre, a fine mese di marzo, dall'inizio del secondo trimestre, dall'inizio del mese di aprile, gli operatori sono tornati a vendere dollari. Non è un caso che questi cambiamenti di trend accadano in corrispondenza di fine inizio mese solare, fine inizio trimestre, sempre solare. Perché gli operatori di lungo periodo, le società di gestione del risparmio, i gestori di hedge fund, i fondi di investimento, eccetera, 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 tutti quegli operatori istituzionali che hanno una montagna di euro o dollari in gestione, decidono i loro pesi di investimento su vari asset, decidono quanto e come investire su un determinato strumento, facendo appunto dei cambiamenti anche negli investimenti, nei cambiamenti nei pesi di investimento su un asset, in concomitanza con la fine e l'inizio dei mesi solari, la fine e l'inizio dei trimestri solari. Quindi non è un caso che dall'inizio di aprile si vendono dollari, che l'euro-dollaro sale, che per esempio gli indici siano tornati a salire con una certa forza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi fateci caso perché queste cose accadono in concomitanza con la fine inizio dei mesi, per esempio, trimestri solari. Detto questo, torniamo all'euro-dollaro. Abbiamo detto che l'euro-dollaro è long dall'inizio del mese di aprile e quindi dobbiamo favorire il tasto buy. Dobbiamo provare solo a comprare l'euro-dollaro finché non cambia questa situazione. Dal mio punto di vista, l'inversione di tendenza su euro-dollaro si avrà solo qui sotto. Quindi solo sotto questo minimo qua, stiamo parlando di area 1,19 e 95, 1,20, 1,19,90 circa, solo qua sotto l'euro-dollaro diventa short. Bene, quindi se noi dobbiamo solo comprare l'euro-dollaro, dobbiamo approfittare di piccole discese che l'euro-dollaro può fare in intraday per poche ore, per pochi minuti, per poche ore, cercare un livello sensibile orizzontale dove noi pensiamo che ci possa essere la fine di una piccola discesa e se su quel livello, in quell'area di prezzo, ci fa un segnale, comprare, perché è stata solo una piccola discesa, un piccolo ritracciamento contrario alla tendenza principale, che ci dà appunto occasione di comprare e di metterci a favore di quella che è la tendenza principale. Ecco, per me è quello che è successo negli ultimi 2 giorni sull'euro-dollaro. Bellissima candela il 23 aprile di esplosione rialzista, nuovi massimi, chiusura su nuovi massimi. Questa è stata solo una conferma che il trend long è ancora intatto. E poi gli ultimi 2 giorni, ieri e questa mattina, c'è stato un movimento di discesa lento e graduale che ci ha portato all'incirca a fare un ritracciamento, a fare un pullback, un ritracciamento, fino a metà di questa candela verde. Quindi il mercato è sceso piano piano, fino ad arrivare all'incirca a metà di questa candela verde. Poteva già essere un livello di ritracciamento il massimo di questa candela qua, poteva essere il 50% di questa candela verde,
Sta di fatto che nell'area largo circa dell'1,20 e 60, ma già da 1,20 e 70, io ero pronto a cercare appunto dei segnali long sui time frame piccolini, quindi su 15 minuti. Io uso il 15 minuti in intraday, cercare appunto segnali su 15 minuti long a favore della tendenza principale, perché a mio avviso questa piccola discesa che dura da un paio di giorni, da un giorno, da 24 ore alla fine, da ieri mattina, sta volgendo al termine. E allora identifichiamo su 15 minuti dei segnali se ci sono. Adesso ve li faccio vedere. Tra l'altro aggiungo anche una cosa: un livello sensibile orizzontale poteva essere per oggi identificato sui minimi della giornata di ieri, 1,20 e 61. Quindi sia sempre là 1,20 e 60, 1,20 e 70. È perché chiaramente il minimo della giornata di ieri, che poi è stato palesemente comprato a un certo punto, il mercato ha rimbalzato, è risalito e ha recuperato insomma un 40%, un 30% delle perdite che aveva messo a segno. Chiaramente il minimo di ieri, che è stato un minimo di swing, che ha dato questo spunto di rimbalzo nella giornata di ieri, diventa un livello sensibile orizzontale. Quindi è tutta un'area, quella poco sopra 1,20 e 60, dove io cerco un segnale long di ripartenza al rialzo. E poi l'euro-dollaro nei prossimi giorni può tranquillamente tornare al massimo di ieri, e per confermare l'impostazione al rialzo deve anche superarlo. Quindi non solo torna al massimo di ieri, ma probabilmente va anche più in alto se conferma la tendenza long. Quindi mi aspetto una risalita di mezza figura minimo dai prezzi attuali, se non addirittura di una figura intera fino a fare nuovi massimi. Andiamo sul 15 minuti. Che cosa è successo in concomitanza con i minimi della giornata di ieri? Quel livello, quell'area di pullback che abbiamo identificato. L'euro-dollaro è sceso. Piano piano, praticamente da ieri sera, piano piano è sceso, è sceso, è sceso, finché questa mattina ha fatto un movimento molto forte alle 10, molto, molto deciso di nuovi minimi, la candela peggiore, peggiore che ci sia stata in tutta questa discesa. In tutta questa discesa, la peggior candela che ha fatto è stata questa. E come spesso accade, la candela peggiore del trend è spesso l'ultima. Cioè, spesso i mercati fanno questa cosa: scendono, 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 scendono. L'ultimo pezzetto di discesa è il più cattivo, è il peggiore, quello che ammazza gli ultimi stoici compratori, rialzisti, li butta tutti fuori. E poi, dopo quel movimento, dopo l'ultimo colpo di coda del trend, il trend è finito. È un classico intramontabile. Fateci caso, si scende, si scende, si scende. Quando arriva la botta finale, la candela peggiore di tutto il trend in discesa, probabilmente il trend è finito. Qua tutti hanno mollato l'osso, i compratori non ci hanno più creduto. Siamo andati a chiudere questa candela sotto i minimi di ieri, e guarda un po', poi il mercato si è fermato. Quindi attenzione, primo indizio che la discesa fosse in qualche modo finita, questa candela cattiva qua. Secondo indizio, il non aver fatto nuovi minimi. Dalle 10 fino alle 11:45, quasi 2 ore, il mercato non ha più fatto nuovi minimi. Dopo questo minimo qua, una candela, due candele, tre candele, quattro candele, cinque candele, sei candele, sette candele con quella che è appena iniziata, senza che il mercato facesse nuovi minimi. Non considero di certo questi pochi tick, pochi pips di nuovo minimo un vero nuovo minimo, assolutamente. Non è assolutamente considerabile un nuovo minimo. Quindi il mercato ha trovato un punto nel quale i venditori non hanno più la forza di spingersi oltre. Io faccio sempre la metafora di due fazioni che si contrappongono, no? I compratori e i venditori, due squadre di calcio, Napoleone e i russi. Napoleone ha attaccato
avanzato, è avanzato per tante ore da ieri sera, sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Poi ad un certo punto Napoleone nella sua avanzata, evidentemente su questi minimi, è arrivato in quella località dove i suoi soldati avevano freddo. È arrivato l'inverno e non è più riuscito ad avanzare, non riusciva più a fare nuovi passi, nuovi metri di avanzata. Si è fermato. Evidentemente qua c'è un avamposto dei russi, c'è un avamposto dei compratori che non permette a Napoleone di andare più giù. Evidentemente qui i russi hanno loro maggiore forza e riescono loro a respingere al rialzo Napoleone. Allora, evidentemente, questo minimo non mi stupirei assolutamente che possa essere il minimo dell'euro-dollaro di tutta la giornata odierna. Sono solo le 11 e tre quarti di mattino, ma non ci vuole davvero niente che questo sia il minimo di giornata di euro-dollaro e lui non faccia altro che piano piano, un po' alla volta, con le normali oscillazioni di volatilità, risalire la china, tornare più in alto. Sicuramente, quello che vedo adesso è che sono quasi 2 ore che l'euro-dollaro non fa nuovi minimi. Secondo elemento. Il terzo elemento, il terzo indizio, il terzo pezzettino del puzzle è questa candela qua. Guardate un po', subito prima dell'inizio di questa diretta, che cosa ha fatto l'euro-dollaro? Ha fatto la candela più bella, al contrario di questa che era la più brutta. Qui ha fatto la candela più bella di tutto il trend ribassista che dura da ieri sera. Mai in questa discesa c'era stata una candela così bella come quella delle 11 e un quarto che ha chiuso alle 11:30. Questo che vedete sotto è l'orario di Greenwich, quindi abbiamo una differenza di un'ora. Pardon, questo è più due, scusate. Comunque c'è una differenza di un'ora evidentemente sulla piattaforma rispetto all'orario di Roma, che è il nostro fuso orario. Però questa è la candela delle 11:15 che chiude alle 11:30, la più bella in assoluto di tutta quanta la discesa. Non c'era mai stata una candela così bella. E allora questo è il terzo ed ultimo elemento. Tre indizi fanno una prova, diceva un mio caro amico avvocato, e che ci dice che l'euro-dollaro è davvero pronto a ripartire al rialzo. Quando c'è una candela così bella, quando c'è un elemento di novità così positivo, che mai si era visto in tutto il trend ribassista, evidentemente il trend ribassista è giunto al termine. Evidentemente il trend ribassista è finito. E questa è stata la prova del 9, il terzo ed ultimo elemento che ci fa dire che euro-dollaro è pronto a ripartire a rialzo. Io per adesso, e qui veniamo ai numeri, veniamo al trading. Io per adesso sono stato, come posso dire, un po' braccino corto perché ho messo un buy limit qua. Ho messo un buy limit largo circa a metà di questa bellissima candela, esattamente in corrispondenza del massimo della candela precedente, perché rappresenta un micro micro livello di pullback che l'euro-dollaro potrebbe rivedere. Per non scapparsi, insomma, per non lasciarsi scappare una trade, perché magari l'euro-dollaro qua prendeva e ripartiva velocemente al rialzo, no? Per non farsi scappare una trade con buone probabilità di successo, si può anche comprare subito, cioè si può comprare immediatamente, no? Io spesso lo faccio, compro magari un certo quantitativo subito, piccolino, così se sale almeno sono salito a bordo, sono riuscito a cavalcare questa trade positiva e magari un altro quantitativo lo metto qua sotto con un buy limit, con un ordine pendente, sul livello che ritengo essere un livello di pullback interessante. Quindi facciamolo, facciamo esattamente quello che sto dicendo ad alta voce. Quindi, nuovo ordine, facciamo un'esecuzione a mercato. Quindi compriamo immediatamente un piccolo quantitativo a titolo di a livello didattico, eh. Compriamo un piccolo quantitativo qua immediatamente, come se fossimo in diretta, no? Alla chiusura di questa candela verde, così se sale noi siamo già dentro.
E un'altra quantità uguale, ho fatto quantitativi uguali di acquisto, lo mettiamo qua, ok, sul livello di micro pullback che vi ho appena illustrato. Stop e target. Allora, io ho messo uno stop, direi bello largo, a 1,20,40 e un target a 1,20,80 sui massimi di rimbalzo di questa mattina, sui massimi di rimbalzo che l'euro-dollaro ha fatto questa mattina presto. E direi che cosa possiamo fare? Più che il target ai massimi cioè il massimo di rimbalzo di questa mattina, questo livello qua è veramente il target minimo, ma proprio minimo di questa trade. Target 1, direi target 2, quest'altro massimo di rimbalzo, di swing importante. Io penso che non ci sia nemmeno bisogno di spiegarlo, no? A livello grafico è un bel massimo di rimbalzo dal quale poi l'euro-dollaro è tornato indietro a fare nuovi minimi. Quindi un livello sensibile orizzontale importante, questo massimo qua, si vede benissimo a occhio, è un massimo di swing ed è sicuramente il secondo target. Ma il terzo target sicuramente sono i massimi della giornata di ieri. E poi voglio essere ancora più ambizioso. Come vi ho detto anche prima, se l'euro-dollaro mantiene il trend rialzista che dura dall'inizio di aprile, deve superarli questi massimi. Quindi è capace anche di salire di una figura dai prezzi attuali. Allora, quindi ricapitoliamo, siamo a 1,20,60 circa, poco più. A 1,20,80 c'è il primo target, a 1,20,90 c'è il secondo. A 1,21 e stiamo un po' stretti, diciamo 1,21,10 c'è il terzo e siamo già a mezza figura di target, addirittura a una figura di salita dai prezzi attuali, quindi 1,21,60 dal mio punto di vista, a mio avviso, c'è il terzo target, dove magari possiamo trovare a 1,21,60, guardate un po' qua, quest'area di massimi qui. Addirittura siamo anche un po' più bassi perché potremmo addirittura spingerci a 1,21 e 85, ma poi sarebbe un po' troppo. Quindi addirittura in area 1,21 e 60 siamo di poco sotto a quest'area di massimi qui. Quindi assolutamente plausibile vedere l'euro-dollaro che torni a 1,21 e 60. Se vi immaginate la continuazione di questa salita, provate a tracciare una linea diagonale, provate a tracciare una linea di regressione, vedrete che l'1,21 e 60 è assolutamente plausibile, ma direi nel giro di qualche giorno, una settimana, ecco, diciamo circa una settimana, se continua a salire l'euro-dollaro e se continua a farlo con la stessa inclinazione che ha avuto in tutto il mese di aprile. Quindi quell'1,21,60 ce lo possiamo aspettare come target entro una settimana. Bene, e adesso vediamo come va avanti questa trade. Ah, lo stop lo lascio là, eh. Lo stop l'ho messo a 1,20,40. Questo qui magari il target lo alzo, che non voglio che. Eccolo qua. Non voglio che mi venga, insomma, mi venga eseguito e poi l'euro-dollaro, come vi dicevo, può andare molto, molto più in alto. Quindi lo stop l'ho messo a 1,20,40, direi bello largo rispetto ai minimi che ha fatto questa mattina, addirittura anche sotto a questi minimi qua, quindi non lo modifico. Se l'euro-dollaro scende, mi prendo 20 pips di stop e non succede niente. Il rapporto rischio-rendimento è eccezionale perché 20 pips di target li abbiamo solo con il primissimo target, quello più vicino. Addirittura con il quarto ed ultimo target abbiamo 100 pips, una figura di target, quindi il quintuplo. Quindi lo lascio lì, lo stop. Se l'euro-dollaro torna indietro, non è successo niente, ho preso uno stop e fa parte del
nostro mestiere. Direi che mi ha eseguito anche la seconda entrata, guardate, mi ha eseguito anche la seconda entrata, quindi vediamo poi se sarà. Tra l'altro, guardate, voglio far vedere una cosa. Guardate l'euro-dollaro quanto è stato preciso, no? È tornato giù, ha pull beccato il livello che vi dicevo, ha fatto qualche pips in più e poi via. Sta già riassorbendo la salita. Perché evidentemente questo è un micro livello sensibile che, come accade ai livelli sensibili, la prima volta che viene toccato genera una reazione, genera un rimbalzo, viene sentito dal mercato e almeno al primo colpo si riparte a rialzo, no? E questa è l'operatività da scalper, eh? Uno scalper cosa farebbe? Metterebbe un ordine qui, poi sa che il mercato quasi sempre fa un minimo rimbalzo dal livello sensibile, minimo rimbalzo e già adesso prenderebbe e chiuderebbe, via, si porta a casa pochi pips, no? È un'operatività da scalper che io non faccio, ma è un classico di chi opera in questo modo. Quindi direi che sull'euro-dollaro abbiamo detto di tutto e di più. Io vi ricordo che questa diretta è gratuita grazie a GKFX, gkfx.it, c'è il sito in italiano, è un broker internazionale, partner dell'Arsenal. Potete andare sulla loro homepage se volete aprire un conto demo o un conto reale. Abbiamo definito parecchie promozioni per chi apre un conto con GKFX per avere degli sconti sul mio corso di trading, oppure per avere addirittura gratis il canale One Click Trading per 1, 2 o 3 mesi. Il canale One Click Trading, per chi non lo conosce, è questo qua. Eccolo qui. Tutte le sere io sul canale One Click Trading scrivo 10 strumenti con 10 ingressi, 10 stop e 10 target. Gli strumenti sono sempre questi, li vedete qua: valute, indici, materie prime, e mando anche dei vocali di approfondimento dove faccio un recap di come è andata la giornata, con i risultati ieri. Giornata in chiaroscuro, un po' di gain, un po' di stop, è stata una giornata così, praticamente neutrale. E mando anche dei vocali di approfondimento, di analisi delle valute, degli indici, delle materie prime del boot. Quindi mi scrivete a nicolaparatrading@gmail.com e se volete aprire un conto demo, un conto reale con GKFX, ci sono degli sconti sul corso e c'è la possibilità di avere gratis l'inserimento nel canale One Click Trading per abbonamenti di 1, 2 o 3 mesi. Comunque mi scrivete, poi vi spiego tutto meglio. Ovviamente, invece, se volete seguirmi gratuitamente, i canali social e il sito sono questi qua, Nicola Paratrading, come sempre, insomma, lo conoscete, spero tutti, per chi non lo conosce, insomma, il nome è sempre quello, su tutti i social e anche sul sito internet. Bene, 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 bene. Vediamo, c'è una domanda di Luigi sul natural gas che vado volentieri ad analizzare. Nel frattempo c'è l'euro-dollaro che è già in guadagno, sia su un'entrata che sull'altra. Quindi bene, dovremmo essere insomma nella direzione giusta e piano piano penso che l'euro-dollaro possa risalire. Ah, vi aggiungo una cosa. E perché non abbiamo ragionato sul target di oggi, magari andare multi day, insomma, non è proprio facile, no? Il target odierno. Allora, considerate che l'euro-dollaro, così facciamo proprio una cosa super completa su euro-dollaro che voi potete applicare a qualsiasi altro strumento. Questa modalità di ragionamento è valida per qualsiasi strumento. La imparate e poi siete autonomi, potete fare da soli. E dicevo, dove può arrivare oggi l'euro-dollaro? Allora, ha fatto un minimo a 1,2056, 1,2057. Considerate che l'euro-dollaro in un giorno, mediamente, si fa 60 pips, poco più di salita.
Quindi da 1,20 e 60 scarso si può arrivare a 1,21 e 20, aggiungendo dal minimo che ha appena fatto, se davvero rimane il minimo della giornata di oggi, aggiungendo 60 pips abbondanti si arriva a 1,21 e 20. Quindi possiamo tranquillamente ipotizzare che l'euro-dollaro, se davvero risale da qua, entro la chiusura di questa sera, noi ce lo ritroviamo ai massimi di ieri. Sarebbe nelle sue corde, sarebbe tranquillamente nella media, della sua oscillazione giornaliera. Ok, così abbiamo anche ragionato, su un target per chi non vuole andare, overnight. La volta scorsa abbiamo preso uno stop sul petrolio, se vi ricordate. Questa volta speriamo di fare un gain sull'euro-dollaro. Allora, andiamo ad analizzare anche il natural gas come richiesto da Luigi. Gas, allora, dovrebbe essere questo, NGM1, che praticamente mi dà i valori del future scadenza corta. Eccolo qua. NGM1. Finestra grafico e lo analizziamo a beneficio di tutti. Poi voglio parlarvi anche di dati, notizie, eventi per la giornata odierna. Anzi, faccio subito una cosa che mi vado a caricare quello che poi vi andrò a leggere direttamente sul mio secondo monitor, così dopo vi spiego tutto quello che voglio farvi vedere. Allora, torniamo sul natural gas. Eccolo qua. Come sempre, si parte da un grafico giornaliero che non è così lungo perché, evidentemente, se questi prezzi rappresentano il future scadenza corta, quindi ogni volta c'è una scadenza mensile, il pezzetto di grafico chiaramente non può essere più lungo di un mese. Dalla nuova scadenza il natural gas non ha fatto altro che salire. Strano, strano, perché io avevo ipotizzato esattamente qui, da questa giornata, una discesa del natural gas. Ha fatto 2 giorni, un giorno e mezzo di discesa, e poi non ha fatto altro che risalire verso nuovi massimi. Quindi sul natural gas ipotizzavo una discesa che purtroppo mi ha dato ragione per pochissimo tempo, e lo ipotizzavo perché il natural gas va verso un periodo, quello estivo, che è particolarmente favorevole a generare dei minimi importanti. Invece non fa altro che salire, dobbiamo prenderne atto, dobbiamo semplicemente assecondare la tendenza rialzista che il natural gas ha in questo momento e cercare solo ingressi long. E il livello, a mio avviso, di pullback, di ritracciamento, dove provare un acquisto sul gas valido per oggi, ma anche per tutta la giornata di domani, è questo massimo qua, il massimo dell'altro ieri. Quindi un eventuale ritorno in area 2 e 83,9, questo massimo qui, 8,39. A mio avviso dovrebbe rappresentare un bellissimo livello di ritracciamento, un bellissimo livello di pullback, dove cercare segnali su time frame a 15 minuti. Mi raccomando, non basta solo un livello per comprare o vendere, serve anche la conferma di un segnale. Quindi a 2,839 cercherei un segnale long su 15 minuti. Se scende di più, mi sposterei direttamente nella compresa tra questi due massimi qua. Quindi il secondo livello di prezzo, o meglio, la seconda area dove cercherei un ingresso è quella compresa fra 2,81,7 e 2,82,2. Arrotondiamo per semplicità, in area 2,82 cercherei sempre segnali long su 15 minuti, dove provare degli ingressi long su un secondo livello di prezzo. Se va più in basso,
basta long, cioè se va più in basso eviterei di continuare a insistere e cercare segnali long sul natural gas, perché evidentemente sta scendendo troppo e non è solo un ritracciamento. Evidentemente c'è qualcosa di più, quindi c'è una discesa che non può essere più catalogata come ritracciamento, ma rischia di diventare un'inversione di tendenza, che sul natural gas, a mio avviso, diventerebbe ufficiale solo sotto i minimi di ieri, cioè solo sotto 2,77. A quel punto partirebbe un trend short che vedrebbe, come di consueto, da stagionalità del natural gas, vederlo scendere piano piano, fare dei minimi importanti nei mesi di giugno barra luglio, nei mesi estivi. Di solito il natural gas fa così. Allora, torniamo anche sugli. Oh, guardate che bello l'euro-dollaro, continua a salire. Bene, quindi siamo in guadagno su entrambe le posizioni, entrambe eseguite. Così, con una avevamo comprato, se no rischiavamo che ci scappava via. Sull'altra invece abbiamo fatto il braccino corto e abbiamo un rapporto rischio-rendimento ancora migliore. Per adesso sale, quindi direi che siamo felici e contenti. Entro la fine di questa diretta vorrei mettere uno stop in pari. Allora, sul natural gas, che per sbaglio ho chiuso, scusate, volevo anche darvi un eventuale target, però direi che i massimi di oggi e ieri possono essere un livello di target assolutamente interessante. E notizie e dati, attenzione, perché capita spesso che tutti questi ragionamenti che faccio vedere di dinamica di prezzo, di modalità, insomma, di approccio ai mercati, all'improvviso non funzionano più, cioè cannano in pieno, cioè sbagliano totalmente. E magari sbagliano totalmente quando ci sono dei movimenti di alta volatilità dovuti ad eventi particolari. E domani, non a caso domani, quindi ve lo voglio segnalare a gran voce, arriva un pomeriggio di alta volatilità che può scombinare le carte in tavola e rischiate, se fate trading domani pomeriggio sul tardi, rischiate di essere sbattuti a destra e manca dal prezzo che sale e scende come un pazzo in alta volatilità. Per quale motivo? Perché domani parla la Lagarde alle 4, non è una riunione di politica monetaria della BCE, però se dice qualcosa di importante già alle 4 del pomeriggio può iniziare la volatilità. E questa è una cosa. Sicuramente alle 4 e mezza ci sarà volatilità sul petrolio. Se tradate il petrolio, ecco qua, qui in alto al centro. Sapete che domani alle 4 e mezza c'è il dato delle scorte, quindi il petrolio inizierà a muoversi come un forsennato. Io lo eviterei, a me, quando c'è una notizia così importante, per un'ora dalla notizia mi astengo, aspetto che si calmino le acque per avere un quadro più chiaro e poi torno ad essere operativo. E poi, ciliegina sulla torta, gran finale della giornata di domani, c'è la Federal Reserve e questa volta parla Powell ed è una riunione di politica monetaria, dove come sempre verranno prese decisioni in merito alla politica monetaria in atto da parte della Fed. Alle ore 20, come sempre, escono i dati, cioè ci viene comunicato se è stato cambiato il tasso di interesse, se sono stati cambiati gli acquisti e le emissioni di liquidità che vengono fatte dalla Fed in varie forme nel sistema bancario, e alle 8:30, quindi mezz'ora dopo l'uscita del dato, inizia a parlare Powell, quindi spiega le decisioni che sono state prese a maggioranza, all'unanimità, bla bla bla, spiega le sue previsioni di inflazione, di PIL, di dati occupazionali, eccetera eccetera, e poi dopo partono le domande dei giornalisti. Quindi che cosa faccio io domani? Io trado tutto il giorno, probabilmente già dalle 8 di mattino, come faccio spesso e volentieri, mi piace lavorare più la mattina. E poi, quando
cominciano ad essere le 4:30 di pomeriggio, smetto. Probabilmente mi farò la mattinata, mi farò l'apertura di Wall Street, quindi nell'intorno delle 15:30 italiane, e poi cerco di piano piano chiudere le operazioni intraday che ho. Sicuramente non trado sul petrolio il pomeriggio e magari cerco di essere flat a metà pomeriggio. Poi la sera arriva la Fed, non trado sul petrolio nel pomeriggio, sicuramente non trado niente la sera. Mi guardo la Fed, mi ascolto le notizie, mi ascolto quello che dirà Powell e a bocce ferme mi faccio un'analisi verso le 10 di sera, chiusura dei mercati su tutti i vari strumenti e mi preparo il piano di battaglia per il giorno dopo. Però sarà solo un momento di ascolto e di analisi, non sarà una serata operativa, preparo tutto per il giorno successivo. Volevo dirvi questo perché è molto importante sapere che in certi momenti magari non è particolarmente, ecco, in certi momenti è più rischioso magari fare trading ed è più rischioso essere vittime della volatilità degli strumenti causa notizie come queste. A proposito di altre notizie, io direi che non devo segnalarvi nient'altro. La giornata di oggi, da questo punto di vista, è particolarmente piatta, quindi si può tradare su tutto il giorno e su qualsiasi strumento senza dover tenere conto di, insomma, nessun evento, dato, notizia particolare. Un altro Luigi, che non è lo stesso di prima, vi chiede il DAX. E allora andiamo ad analizzare l'indice tedesco. Beh, ovviamente, scusate, a proposito di notizie, c'è il recovery plan. Chiaramente si parla di quasi 250 miliardi, insomma, si parla di un quantitativo di soldi che fa venire in mente il piano Marshall, no? Per quanto è imponente, per quanto è importante. Chiaramente, insomma, sono considerazioni quelle da fare sul recovery plan che impattano i mercati, sicuramente impattano i mercati, però in un'ottica più di lungo periodo. Il rame è sui suoi massimi da 10 anni, anche questa è una notizia importante perché il rame è la materia prima per eccellenza, la materia prima per eccellenza che è correlata con l'andamento dell'economia reale, con l'andamento del sottostante ai mercati, che sono appunto gli asset reali, le aziende, l'economia reale. Quindi sembrerebbe andare tutto gonfie vele, sembrerebbe che la crisi Covid non esista, a guardare appunto quanto il rame stia salendo e si trovi sui massimi storici. Sui suoi massimi non storici, sui suoi massimi a 10 anni, cioè era 10 anni che non era un livello così elevato. E il motivo è evidente, no? Il rame viene utilizzato a livello industriale per quello che ha un legame così importante con l'economia reale, no? Col comparto industriale. E poi direi nient'altro, non ci sono altre notizie particolari da segnalare e ripeto, non ci sono dati che possano, insomma, impattare negativamente sul vostro trading in termini di volatilità. Bene, adesso io direi di andare ad analizzare il DAX come richiesto da Luigi 2. Luigi 2 solo perché ha scritto dopo il primo Luigi. Allora, il DAX è long come tutti gli indici, su tutti gli orizzonti temporali, su tutti i time frame. È ancora long. È ancora long, però nella giornata di oggi, cosa è successo? È successo che il DAX è sceso ai minimi di ieri e addirittura superato al ribasso i minimi della giornata di ieri, ovvero dall'area di 250 di minimo, 235 qui sul CFD perché replica l'andamento e il valore dell'indice, non del future, dell'indice, ok? Quindi questi sono prezzi indice. Comunque in questo momento 15.246 sulla piattaforma GKFX.
del broker GCAP FX. È andato ai minimi di ieri ed è andato molto più in basso, quindi massima attenzione perché rispetto alla giornata di ieri, oggi il DAX genera minimi e massimi decrescenti. Non dovrebbe essere niente di particolarmente spaventoso per chi compra, perché sta già risalendo la china e se la giornata di oggi la chiude comunque a zero, cioè torna ai prezzi di apertura, conferma la forza rialzista che c'è sui mercati. Sicuramente è bello vedere il DAX in diretta adesso, perché dopo aver fatto nuovi minimi rispetto a ieri, sta rimbalzando ed è arrivato al livello dei minimi di ieri, che adesso funzionerà da resistenza sul DAX. Quindi andiamo ad analizzarlo. Eccolo qua, questi sono i minimi di ieri. Il DAX, dopo aver fatto un minimo molto profondo, è tornato a rimbalzare sui minimi della giornata di ieri. Quindi massima attenzione perché ci troviamo sul livello di resistenza. Io qua non vedo segnali, quindi non me la sento di dare un eventuale segnale short in diretta in questo momento su DAX. Mi servirebbe una candela a segnale. Su 15 minuti mi servirebbe una candela che mi rappresenti un segnale di ribasso. Per adesso non c'è e quindi magari questa piccola resistenza che il DAX incontra sulla sua strada verrà superata e si va direttamente, direi, al target successivo che è rappresentato da questo livello qua. 15.263 punti sulla piattaforma GCAP FX. Sono i minimi notturni, ma sono anche i minimi che sono stati fatti in apertura. In apertura alle 9 il DAX ha fatto questo minimo importante qua, poi è rimbalzato, è tornato indietro dopo un'ora, un'ora e mezza, anche due, ha rotto definitivamente al ribasso. Quindi questo livello qui, questo minimo di apertura del cash alle ore 9, esattamente 15.262 punti sulla piattaforma GCAP FX, è un minimo importante. Quindi se il DAX, come sembra, supera la resistenza dei minimi della giornata di ieri, potrà correre su velocemente fino a 2,61,50. È un po' in chiaroscuro il DAX nel breve periodo, non è che mi sento di dire per il breve periodo, ripeto, breve periodo long o short, è fermo qua inchiodato praticamente da tutto il mese di aprile. In stallo sui massimi storici, questi qua evidentemente lo sapete, sono i massimi storici. È fermo lì, può continuare a stare fermo lì anche per tutto il periodo di maggio e giugno. Anzi, a mio avviso sarebbe anche un successo perché dopo che il mercato sale da più di un anno, dopo che il mercato è su nuovi record, storici, con la crisi Covid che c'è nell'economia reale, con l'arrivo della stagione dei dividendi, con l'arrivo del periodo estivo che porta sempre volatilità, dal mio punto di vista, vedere un DAX che riesce a mantenere questi prezzi oscillando avanti e indietro, in laterale, come è normale che sia, e superare insomma il periodo estivo, quindi fino a settembre, mantenendo più o meno i livelli di massimo raggiunti, questi massimi storici qua, quindi consolidando più di un anno di guadagni, dal mio punto di vista sarebbe già un successo. Nuovi spunti long sopra i massimi degli ultimi giorni in area 15.300, 15.350, diciamo 15.333, così è facile da ricordare. E invece nuovi spunti ribassisti, nuove accelerazioni ribassiste se andiamo sotto i minimi della giornata di oggi che sono stati palesemente comprati. Però pistola puntata alla tempia, se io devo decidere se comprare o vendere il DAX, anche se nel breve periodo non è né carne né pesce, se proprio devo scegliere, io scelgo long perché l'impostazione è ancora rialzista su tutti gli orizzonti temporali. Allora, io adesso faccio una bella cosa, cioè
Sposto in pari lo stop sulla prima operazione, così non rischio più niente, e metto uno stop in pari anche sulla seconda, quindi 1,20 e direi 66. Eccolo qua, questo è il primo stop in pari. No, l'ho voluto spostare di un pochettino perché così lo vedete sul grafico, no? Entrata e stop in pari. Qui non avevo messo niente, quindi lo aggiungo. Aggiungo lo stop loss a 1,20 e 66, se non ho visto male. Sì, 1,20 e 66. Modifica. Ok, anzi, anche troppo alto, mettiamo un po' più in giù. Perfetto, basta. Faccia quel che vuole, l'euro-dollaro. Ho fatto due entrate, ho messo uno stop in pari su entrambe. Adesso lavoro solo con il target, che vi dirò di più, guardate, lo cancello pure. Lo cancello perché io in realtà cosa faccio? Annulla take profit. Io che cosa faccio? No, scusate, che forse ho sbagliato qualcosa. Allora, take profit, annulla take profit, perché mi dà l'ok, forse. Ah, perfetto, perché non vuole take profit, perfetto. Ok. Quindi io tolgo il target perché se l'euro-dollaro ricomincia a salire, come abbiamo già detto, l'impostazione rialzista da inizio aprile va a fare nuovi massimi, quindi preferisco lavorare con lo stop in pari, che piano piano diventerà uno stop in profitto, da pari diventerà in profitto, e alzo piano piano lo stop in profitto cercando di accompagnare la salita di euro-dollaro senza magari alzare troppo lo stop profit, perché poi basta una piccola oscillazione per essere buttato fuori. Con questo è tutto, io vi do appuntamento alla fine del mese di maggio con i webinar di analisi e trading live organizzati e sponsorizzati da GK e FEX. Un saluto, buona giornata e buon trading a tutti da Nicola Parra.